La stanchezza, lo stress e la depressione rappresentano i principali malesseri della nostra società contemporanea. Benvenuto su Crescita Personale e Finanziaria. Solitamente, quando ci troviamo a dover affrontare questi problemi, siamo portati a incolpare gli altri, le circostanze esterne o l'ambiente che ci circonda. Tuttavia, la verità è che i nostri tormenti sono principalmente causati da noi stessi e dalle energie negative che ci circondano. Quando questa energia sfavorevole è costantemente presente, sembra che nulla nella nostra vita vada per il verso giusto. Fortunatamente esistono metodi semplici per purificare la nostra aura e liberare il nostro campo energetico da queste influenze nocive. Dobbiamo prenderci la responsabilità della nostra salute mentale e del fatto che molte delle difficoltà che sperimentiamo possono essere attribuite alle energie negative che ci circondano. Oggi, in questo video di Connie Mendez in italiano, parleremo delle 5 cose che devi eliminare subito dalla tua casa poiché attirano povertà e stagnazione. Connie Mendez dice: è molto importante che tu faccia attenzione alle informazioni che sto per condividere con te, perché se ti trovi in una situazione in cui non stai progredendo sulle cose che desideri ottenere, il motivo potrebbe essere uno o tutte queste 5 cose. Ti spiegherò ora cosa sono e perché dovresti farle uscire dalla tua casa. Non hai bisogno di cambiare casa per avere una nuova casa. Un sano riordino può portare un'energia tutta nuova nei tuoi spazi vitali per vivere finalmente in armonia e riuscire ad attirare energia positiva grazie alla legge di attrazione. La prima cosa che devi capire è che tutto ciò che esiste nel mondo è energia e vibrazione, dall'oggetto più piccolo a te stesso. Ogni cosa che hai in casa ha energia e può farti avanzare o stagnare, impedendoti di raggiungere i tuoi obiettivi. Connie afferma che nel momento in cui ha imparato questo, ha iniziato a prestare attenzione a ciascun oggetto che aveva in casa, scoprendo così tante cose che avevano a che fare con il suo passato. Quando è riuscita ad eliminare tutto ciò che la teneva ancorata al passato, ha cominciato a manifestare miracoli nella sua vita che mai avrebbe immaginato. Prenditi alcuni minuti per prestare molta attenzione a quanto stiamo per rivelarti, perché queste informazioni sono super potenti e se riesci ad applicarle nella tua vita, vedrai grandi miracoli accadere. La prima cosa che dovresti eliminare dalla tua casa sono i vestiti che non indossi più. Quando compri un capo, in quel momento hai un'energia particolare, secondo il momento che stai vivendo. Sicuramente ti è successo di comprare un indumento che amavi e che usavi molto spesso, ma che poi improvvisamente hai smesso di usare. Sai perché hai smesso di usarlo? Perché sei cambiato. Teniamolo a mente. Siamo in continua evoluzione e quello che ti è piaciuto ieri, forse oggi non ti piace più. Quell'indumento che hai salvato contiene energia del tuo passato che oggi non c'è più e non corrisponde alla tua energia attuale. Quindi i vestiti che non indossi più bloccano i tuoi progressi. Resta con i vestiti che ami oggi e che ti fanno sentire bene. Il resto, se è in buone condizioni, lo donerai e quello che non è buono lo butterai. Ma prima di eliminare quei vestiti, ti chiediamo di fare un esercizio molto importante. Potresti aiutarti nella decisione chiedendo ai vestiti se dovrebbero andarsene. La sincerità sta in un sì o in un no. Qualsiasi aggiunta non farà altro che ritardare la verità. Chiediti cosa preferiresti usare al posto di quei vestiti e cerca di scoprire cosa vuoi fare davvero. Dopodiché, prendi quei vestiti tra le mani e ringraziali per tutti i momenti che hai vissuto e condiviso con loro. Devi farlo se vuoi chiudere quel ciclo vitale. Ricordati che anche i tuoi vestiti hanno energia e devi liberartene con gratitudine. La seconda cosa che blocca la tua energia sono le cose rotte, sia che si tratti di un utensile da cucina, un ornamento come un vaso, uno specchio o un oggetto qualsiasi che hai in casa. Ricordati che la tua casa è il tuo tempio
e dovresti stare molto attento ad essa, quindi devi liberartene. Se qualcosa si rompe, non devi cercare di aggiustarlo incollandolo. È già rotto. È come un grande ladro che blocca la tua energia. Quindi fai esattamente lo stesso procedimento dei vestiti. Saluta ogni oggetto rotto con gratitudine per il servizio che ti ha prestato e poi buttalo via o dallo a qualcuno che ne ha bisogno. Prima però devi attuare una procedura di pulizia energetica per non nuocere a chi li riceverà. Le matriarche cinesi insistono sempre che si buttino via le ciotole del riso danneggiato e le bacchette scheggiate. Non permettono mai di usare piatti e tazze da tè sbeccati, perché è risaputo che porta male agli affari, determina una perdita di denaro e fa essere vittima di imbrogli. Servire del tè con una teiera il cui becco è scheggiato o berlo da una tazza sbeccata implica il rischio di vedersi prosciugati delle proprie energie, ammalarsi o perdere vitalità. La terza cosa sono le scarpe sporche o rotte. Connie l'ha imparato da uno dei suoi più grandi insegnanti di metafisica. Le scarpe che indossi guidano i tuoi passi nel tuo percorso di vita. Devi sempre tenerle pulite e sane. Quando arrivi a casa, devi pulirle in modo che tutta l'energia che portano dall'esterno non entri nel tuo tempio. Se sono rotte, desideri forse un percorso interrotto nella tua vita? Sicuramente no. Cerca di fare tutto il possibile per cambiarle con un paio nuove. Sono le scarpe che ti guidano ogni giorno, supportano il tuo peso fisico e assorbono tutta l'energia quando sei fuori casa. Per favore, cerca sempre di avere cura di loro. La quarta cosa che non devi avere in casa sono le piante secche o morenti. Le piante sono esseri viventi e hanno energia, e se hai delle piante secche o morenti in casa, questo può influire sulla tua energia vitale. È importante prendersi cura delle piante che hai in casa, annaffiarle regolarmente e se una pianta muore, è meglio sostituirla con una pianta sana. Se vuoi che la tua casa sia piena di vita e di energia positiva, fai un bel repulisti delle piante secche o morte, perché sono portatrici di negatività e atmosfere cupe. La quinta cosa che devi eliminare nella tua casa sono gli oggetti inutili o in eccesso. Gli oggetti di cui non hai bisogno o che non usi spesso possono accumularsi e creare confusione nella tua casa, il che può influire sulla tua energia vitale. Cerca di fare una pulizia periodica della tua casa e liberati di tutto ciò che non usi o che non ti serve più. Fai attenzione a ciò che ti circonda e cerca di mantenere la tua casa pulita, ordinata e piena di oggetti che ti danno energia positiva. Deepak Chopra dice: quando lasci andare, perderai molte cose del tuo passato, ma alla fine ritroverai te stesso. Libera tutta l'energia che non vibra più con te e noterai un cambiamento nella tua vita. Anche i più piccoli cambiamenti possono portare a grandi risultati. L'universo è un flusso in continua evoluzione. Immagina se improvvisamente si fermasse diventando stagnante e putrido. Ciò avrebbe un grande impatto sulla nostra vita. Per questo motivo dobbiamo permettere all'energia di fluire e seguire il suo corso, proprio come l'acqua che scorre nel fiume fino a raggiungere la sua destinazione. La nostra vita è un cambiamento continuo in ogni momento e sebbene non sempre lo notiamo, è una pura vibrazione, flusso ed energia presente in ogni cosa e persona. Scrivi qui sotto nei commenti se hai mai buttato o regalato le cose vecchie e se ne hai tratto giovamento. Se trovi queste informazioni interessanti, condividile. E se vuoi vedere contenuti simili, clicca sull'immagine che trovi alla fine del video. Ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato. È un piacere averti con noi. Buona vita da crescita personale e finanziaria.